Siamo con la dottoressa Grazia Geiger, che presento, benvenuta su Woman Times, dottoressa. Lei è nata a Tripoli ed è specializzata in psicoterapia cognitivo-comportamentale e ha un'esperienza di executive training coaching, quindi un'esperienza decennale, quindi si è specializzata soprattutto su questo. Ha scritto vari libri, dottoressa, vuole dirci lei quali libri ha scritto? Sì, due libri in modo particolare dedicati alle donne, che sono Donne numero uno e Il linguaggio delle donne, e poi altri libri che sono dei romanzi, e uno è autobiografico, e quindi la passione dello scrivere, diciamo, in generale. Benissimo, allora dottoressa, da psicoterapeuta questo è un momento molto delicato proprio per l'umanità, perché in qualche modo c'è questa situazione che viviamo all'improvviso, proprio nel giro quasi di una settimana, diciamo così, Sì. ci ha letteralmente scombussolato e sconvolto. Come si può affrontare un problema che è sicuramente di carattere mondiale, ma a livello proprio mentale, psicologico? Da una parte possiamo considerare, userò una parola un po' forte, visto che parliamo di comunicazione, di linguaggio, di uso delle parole appropriate. Noi ci stiamo vivendo in qualche modo un lutto, una separazione grave rispetto a rapporti fisici, quindi non possiamo vedere genitori anziani o parenti che sono lontani e che è meglio che non vediamo, figli, nipoti, amici, separazione dal lavoro, dal luogo di lavoro, ma anche dalle attività lavorative, una separazione dalle abitudini, quindi tutto ciò deve essere valutato in maniera corretta, quindi quando le persone dicono mi sento triste, mi sento all'improvviso svuotato, la negazione sarebbe il lavoro peggiore da fare, quindi avere un'opportuna considerazione dello stato d'animo delle persone, da una parte. Dall'altra risulta dai dati che sono stati accertati che l'emozione che più pervade gli italiani in questo momento è l'incertezza. Quello che ci sembrava certo, oggi non è più certo. Quindi ognuno dovrà fare ricorso alle proprie risorse, quindi è l'imprevedibilità della vita. Parlo di un lutto, ho detto una parola forte perché a volte noi perdiamo oggetti, ci separiamo dalle situazioni, da un paese, per esempio, come è accaduto a me, o dalle persone nel giro di ore, nel giro di minuti. Come si fa a prepararsi a questo? Quindi bisogna prepararsi prima, essere attrezzati e Però robusti prima. purtroppo questo tsunami che ci ha travolto non ci ha dato in qualche modo il tempo di No. abituarci. E soprattutto, ecco, si parlava soprattutto nelle trasmissioni, nei telegiornali, di questa, ecco, la quarantena, ma anche l'altro giorno un noto giornalista ha parlato di arresti domiciliari, no? Sì. Quindi delle parole molto forti, ma che poi vogliono esprimere questa impossibilità di noi tutti di uscire, di prendere una boccata d'aria, perché ci hanno imposto, alla fine prima doveva essere un consiglio, adesso è un'imposizione, c'è cioè un decreto in atto, quindi ci hanno imposto di restare a casa per la nostra salute, per la nostra salute, anche quella del prossimo, diciamo così. Certo. Però è come se fosse un po' una prigionia, qualcosa che ci tiene, appunto, ci tiene ingabbiati, imprigionati, chiusi, no? Questa sensazione di obbligo si può superare in questa maniera, secondo me. Da una parte, noi abbiamo questo obbligo, per un certo verso, ci sono decreti, ci sono. Anche si paga un prezzo dal punto di vista addirittura penale e legale. Dall'altra è fare un passaggio da quello che è il decreto e l'obbligo imposto a un obbligo che noi facciamo con noi stessi, che noi ci imponiamo. Io lo faccio per la mia salute, io lo faccio per i miei familiari. E quindi quando passa da loro, dagli altri a noi, è più sopportabile, perché davvero non è un arresto. È una cosa che prima o poi, speriamo tutti quanti, finirà e quindi non me lo devono dire loro o gli altri, sono io che voglio. E questo, insomma, un po' ormai i cittadini l'hanno assimilato, l'hanno capito, immagino, no? Dopo qualche settimana fa, insomma, non erano stati molto attenti e molto rispettosi, adesso mi pare che l'abbiano capito, ci auguriamo.
E ci può dare delle regole, se si può dire regole, o delle indicazioni per provare a vivere, a stare meglio in questa quarantena? Sicuramente fare in modo che la giornata, perché le abitudini sono sconvolte, questo è un aspetto psicologico con il quale ognuno di noi ci dobbiamo confrontare, e fare in modo che si possa rispettare il sabato e la domenica, quindi alleggerire quei giorni dalle attività e incombenze di casa, oppure addirittura fare in modo che la sera uno si possa vestire meglio, indossare un abito diverso, perché la sera potrebbe essere l'ora dell'aperitivo, della cena. Io dico possibilmente, poi ognuno secondo le proprie capacità e possibilità. E avere cura di sé. Considerare che questo tempo può essere una risorsa straordinaria per potersi procurare delle attenzioni, delle coccole, curare la casa, pulire la casa, ordinare i cassetti, fare ordine dentro, anche approfittare di questo tempo che noi abbiamo soltanto a volte durante le vacanze. Quando mai abbiamo a disposizione tutte queste ore della giornata? Per esempio, non dimenticare mai di avere cura di sé, che può essere proprio dalla doccia a lavarsi i capelli, a farsi manicure, pedicure, questo uomini e donne, tutti quanti, leggere, oppure cucinare, sviluppare qualche creatività che avevamo lasciato nel cassetto, sì, tirarla fuori e iniziare a coltivarla, sì, magari, no? Quindi, questi insomma, bambini, per esempio, scusi, sì, sì, questi bambini sono capaci di inventarsi giochi. Ormai diciamo che nella normalità tutti hanno a disposizione una varietà infinita di giochi. Ecco, lei ha introdotto i bambini, ecco, allora mi dica, i bambini sono un po' la parte debole o comunque quelli che devono essere in qualche modo protetti di più da questa situazione? Se sì, come, e come si può spiegare ai bambini, o come si può, insomma, in questo modo, in qualche modo gestire questa situazione con i bambini, per i bambini? Lì c'è un aspetto anche che può partire da una convivenza, diciamo così, forzata tra genitori o soprattutto mamme e bambini, mamme che lavorano e a volte i bambini sono a scuola per, esatto, tutto il giorno, ore, fino al pomeriggio. Tutto il giorno. E le madri lavorano e magari li rivedono la sera o stanno con le tate, alcune mamme, poi alcune. Quindi questo può essere, quindi questo può voler dire sollevarsi dall'incombenza di un accudimento che dura ore e ore e ore durante il giorno e riservarlo poi magari ai momenti della sera. E in questa situazione c'è una situazione davvero, una condizione davvero nuova, rinnovata, dove le mamme, i genitori convivono davvero forzatamente. Quindi bisogna acquisire delle abitudini o riacquisire delle abitudini. A volte questa convivenza è scomoda, i bambini si innervosiscono, i genitori non sopportano, e quindi creare nuovamente una condizione in cui l'attenzione non è più alle solite cose, ma è soprattutto dedicata ai bambini possibilmente. Quali sono i campanelli d'allarme, ecco, delle reazioni che possono in qualche modo insomma preoccupare un genitore di un bambino in questo periodo? Beh, sonno, cibo, pianti. A volte ci sono bambini che magari hanno una fascia d'età in cui non hanno mai fatto la pipì a letto e per esempio possono incominciare a fare la pipì a letto, oppure non hanno più voglia di mangiare, oppure si isolano e si avviliscono. Quando compaiono questi segnali del tutto nuovi, certo, chiaramente a seconda dell'età, e allora lì il genitore dovrà mostrare un'attenzione maggiore. Certo, i bambini andranno preparati a tutto questo, vanno preparati, devono essere stati preparati, perché il primo, secondo, terzo, quarto giorno in cui si interrompe la scuola, si interrompono le attività, la mamma e il papà sono un'altra volta definitivamente a casa, che succede? Quindi bisogna anche fare in modo di parlare in maniera serena e calma possibilmente ai bambini, spiegare in una maniera delicata quello che accade e confortarli con la presenza, perché certo
Ci sono genitori che scompaiono perché vanno a finire in ospedale, purtroppo. Esatto, ci sono anche le tragedie, purtroppo, e lo Sì. stiamo vedendo dai telegiornali, tutto quello che sta accadendo, immagini che rimarranno sempre nei nostri occhi, purtroppo nella nostra mente. E E poi vorrei aggiungere una dica. cosa rispetto a questo, di approfittare di questo tempo di convivenza o di tempo a disposizione per fare con i bambini, per stare con i figli, perché ci sono anche figli più grandi, non piccolini, e a volte c'è una totale non conoscenza dell'altro, genitori che non conoscono più i figli adolescenti o giovani adulti, quindi se il rapporto è sano. Se le persone hanno equilibrio, questo può solo migliorare dopo un breve periodo di adattamento, perché ci stiamo tutti adattando a una condizione nuova. Chiaro. E altrimenti questo può creare degli sconvolgimenti. Allora, volevo concludere citando la fine, una frase finale del suo articolo, ovviamente su questa purtroppo situazione tragica che stiamo vivendo, come se non ci fosse un domani. Questa frase con cui lei ha concluso l'articolo, ecco, noi non vediamo un po' un arrivo, un punto di arrivo. Come si può gestire tutto questo e qual è la sua opinione? Finirà? Quando finirà? Che idea si è fatta? Io dico questo anche con una sorta di emozione. Se per me oggi fosse l'ultimo giorno che trascorro a casa o che ho l'opportunità di sentire i miei cari, le persone a cui voglio più bene, gli amici, o fare una cosa come questa, beh, io la vivrei con una intenzione e con un'energia raddoppiata, triplicata, ringraziando tutto quello che accade per l'opportunità che ho. Penso quindi che il presente vissuto in una maniera così intensa possa essere un grande regalo per ognuno di noi. Per me in questo momento lo è. Grazie allora, dottoressa Grazia Geiger, la salutano tutti, diciamo, gli amici di Woman Times, la ringraziamo per i suoi preziosi consigli e Grazie speriamo di rivederci presto, di riabbracciarci, mille. Sì, di fisicamente. baciarci fisicamente, esatto, quando quest'incubo sarà finito e andrà tutto bene. Questa è la frase con cui Sicuramente. concludo sempre le mie interviste. Grazie dottoressa Geiger, A a presto, presto, grazie mille, arrivederci. grazie, grazie davvero.